Katarina. Oh, oh, oh. When we kiss pretty miss pretty. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata del Salotto della Diva. Allora, stasera voliamo fino a Hollywood, anche se in maniera virtuale, perché abbiamo con noi il sosia di Richard Gere e devo dire che gli assomiglia veramente tantissimo, Giorgio Laffi. Ciao! Grazie, ciao, buonasera a tutti! Intanto grazie di star con noi, grazie di partecipare a questa puntata, a noi fa molto piacere, anche perché in qualche modo stasera il nostro Salotto della Diva si arricchisce anche con un personaggio un pizzico anche internazionale, perché devo dire la tua somiglianza con Richard Gere è veramente impressionante. Come ti è venuto, diciamo, l'idea di fare proprio quasi come mestiere il sosia di Richard Gere? Allora, l'idea è parte nel 2001, quando stavo registrando una fiction per la Rai, Avendo di Ponente si chiama. Mi vede il regista e mi dice: ma cosa ci stai a fare qua? Cioè, con quella faccia lì dovresti essere già in America. Io non sapendo neanche della mia somiglianza, perché è partito tutto da lì, mi ha dato un indirizzo di agenzia di Milano, molto importante, se si può dire. Certo, certamente. Quella di Milano. È un'agenzia molto seria che si occupava di sosia. Mi presento, e anche il responsabile Giancarlo Caremoli, una carissima persona, mi propone dei lavori. I primi lavori che ho fatto con lui sono due pubblicità in Grecia. Che sono rimasti in Grecia, uno di una vettura, l'altro di uno yogurt. E anche lì c'è stato dei momenti un po' di tensione, perché sembrava che fossi lui, e invece non lo ero. E a convincere che è stato bello. Poi ho fatto tanti eventi, feste private, e ho avuto un grande invito di Maurizio Costanza al Parioli. Lì persone molto gentili, tutti dello spettacolo, devo dire che ti trattano come una persona proprio di loro, ecco, non ti fanno sentire né più alto né più basso, è uno di loro, benissimo. È stata un'esperienza, e così poi ho continuato fino a poco tempo fa, poi purtroppo questi eventi qua che stanno succedendo hanno bloccato un po' tutti gli artisti. Purtroppo sì, ma ti abbiamo visto anche in televisione, nel piccolo schermo, dal pubblico di Striscia la Notizia, ma addirittura so anche che hai fatto su Scherzi a Parte, sei stato su Italia 1, hai fatto uno scherzo al vero Mickey Rourke e c'è cascato, raccontaci. Guarda, lì è stata un'esperienza emozionante, perché eravamo un gruppo di sosia che dovevamo fare lo scherzo a Mickey Rourke, che lui doveva essere un sosia, cioè abbiamo fatto come se lui fosse un sosia, e lui lo sapeva questo scherzo. Io ero a fianco a lui, comincia a parlarmi anche lui in inglese, e è rimasto così talmente entusiasmato, cioè sembrava che fosse lui, poi l'hanno fermato e gli ho detto no, è un sosia. Allora, poi abbiamo continuato con lo scherzo, è arrivato Marco Balestri vestito da Mickey Rourke come se fosse lui invece il vero. È stato molto bello. Immagino, deve essere veramente stato emozionante. Ma abbiamo scoperto, sfogliando i giornali di gossip, anche questa immagine che io dico alla regia di mandarla. Ecco, qua vediamo il sosia di Richard Gere insieme a una bellissima donna, a Elisabetta Canalis, quindi paparazzato alla grande con Elisabetta Canalis. Lei come ha reagito? C'è cascata? Ci è cascata perché proprio in occasione di quel giorno lì doveva esserci anche il vero, anzi c'è stato poi il vero Richard Gere, ospite della Antonella Clerici alla sera, e lei pensava che fosse lui. Anche lei si è avvicinata a me, chiaramente mi ha detto che io ero un sosia, paparazzati, foto, e mi ha fatto i complimenti. Io ho detto complimenti io, perché sei una bellissima ragazza. E dico, in quell'occasione lì è successo che
mi hanno aiutato molto, diciamo, i fotografi a cercare il vero Richard Gere, perché era tutto un rincorrere di alberghi, tutto il giorno è stato così, fino alla sera, quando mi hanno detto arriva dalla porta Carlaia, e io mi sono presentato davanti a lui, davanti alla macchina, ho fatto per salutarlo, lui tira giù il finestrino, mi sta per dare la mano, e la sicurezza gentilmente mi ha detto no, non possiamo fare questo, ben volentieri, ma no, non possiamo. L'ha fatta entrare e lui girava la faccia verso di me, come dire, vedo uno specchio. Ecco, questa è l'unica occasione che ho potuto, infatti era il mio sogno vedere, diciamo, fare una foto con lui. Comunque, ci sarà un'altra occasione. Allora ti dico già, così mi prenoto, se tu dovessi eventualmente incontrare il vero Richard Gere, siccome è il mio attore preferito e quindi anche il sogno della mia vita è quello di incontrarlo, quindi eventualmente combiniamo anche un incontro. Combiniamo anche un incontro con me, così casomai. No, anche perché dopo il Covid, Giorgio, voglio una foto almeno con te, eh. Incontriamoci per qualche Guarda, evento, volentierissimo. promesso in un evento magari anche di beneficenza, che mi fa piacere aiutare nel mio piccolo le persone in difficoltà. Certo, anche perché il nostro Giorgio, oltre ad essere molto somigliante a Richard Gere, ha anche veramente un cuore d'oro, perché come il vero Richard Gere, perché anche il vero Richard Gere fa un sacco di cose di beneficenza e anche Giorgio fa un sacco di cose, ha partecipato a tantissimi eventi di beneficenza. Ci vuoi raccontare l'ultimo che hai fatto per i ragazzi di Robin? Vuoi raccontarci la realtà di questa associazione? È un'associazione che sono dei ragazzi down, mi hanno contattato a me insieme ad altri sosia se potevamo dare la loro disponibilità di essere ospiti e fargli un gradito regalo a questi ragazzi qua. Chiaramente sono corso subito, eravamo a Milano e gli abbiamo fatto una festa dedicata a loro, con uno spettacolo, la passerella insieme a loro, ecco, un attimo di felicità in tanta tristezza. Immagino, deve essere veramente bello comunque donare felicità anche alle persone più sfortunate di noi, veramente, ti faccio i miei complimenti. Allora, abbiamo detto che hai partecipato a queste passerelle, questi red carpet davanti all'Ariston di Sanremo, sei stato in televisione, però ti hanno visto anche al Festival di Cannes. E vuoi raccontarci l'esperienza quando sei stato là e come hanno reagito le persone quando ti hanno incontrato? La Cannes, diciamo, sono le nostre vetrine, in realtà le vetrine dei sosia, di questi attori qua e noi sosia. E praticamente noi giriamo sempre davanti alle passerelle, negli alberghi dove sono ospitati loro, e in fotografie, interviste, finché mi si avvicina una persona che io non conoscevo, sicuramente era uno del cast perché eravamo in un albergo bellissimo, e mi parla in inglese. Per un minuto e mezzo, e continua a parlarmi. Io non so l'inglese. E lo guardavo in un modo un po', come dire, non capisco, no? Alla fine mi dice, no Richard? Ho detto, no, scusato. È bello che... Davvero. Hai avuto modo di conoscere qualche VIP internazionale quando sei andato in questi raduni? Ma c'è George Clooney e oltretutto io, oltre a aver incontrato lui, io so del sosia di Clooney che ha girato anche delle riprese nel lago di Como, e anche lì persona gentilissima, però ci siamo stretti la mano e via, ecco, perché fu inavvicinabile se non quell'attimo sfuggente, e ti fai la tua vetrina anche lì. Ecco. Bene, mi fa molto piacere. E allora una domanda più sul personale. Quanto è per te importante, quindi il pregio e il difetto di assomigliare ad un attore così bello e così famoso come Richard Gere? Il pregio è classico, mi dici, le donne che, ecco, il pregio è questo qua, perché io non sono io che cerco le donne, ma le donne che cercano me. Ecco, questo è il pregio. E il difetto che
è difficile trovare quella l'anima gemella, perché preferisco che mi conoscono come Giorgio che come Certo. Richard. Ecco la diversità. Ovviamente quella è l'arma a doppio taglio, diciamo, di tutti i sosia, perché ci si ferma, ma molto spesso purtroppo adesso il mondo dell'apparenza, quindi ci si ferma all'aspetto fisico e a conoscere la persona, poi ovviamente è giusto che conoscano Giorgio. Esatto, bisogna conoscere la persona dall'interno, che è totalmente, diciamo, più riservata, più tranquilla, faccio meditazione, vado spesso nei boschi proprio a rilassare la mente. In un certo senso, diciamo che involontariamente io e lui ci somigliamo, perché so che lui è buddista. Io mi sto avvicinando alla, diciamo, alla dottrina buddista, che mi attrae, tant'è vero che io sono andato nello suo stesso centro buddista, che si trova in Toscana, non dico il nome, ma l'ho cambiato per lui, perché io vado a cercarlo io certe volte, il vero Richard, e so che andava lì, so che ha una villa lì, ma non me l'hanno detto dove. Ma l'ho scambiato per lui, gli stessi buddisti che erano lì, e Infatti, anche lui. Richard Ghirsi, sappiamo che frequenta molto la mia Toscana, quindi dai, speriamo di incontrarlo prima o Sì, poi. io amo la Toscana, io sono di origini toscane, quindi ben volentieri di incontrarti. Bene, e progetti post-Covid, cosa farà Giorgio? Giorgio Gir. Post-Covid ricominciamo da capo, diciamo che questo è come ricominciare il calcio d'inizio, e ricominciamo a riprendere i contatti come pubblicità, eventi, diciamo feste. Anch'io sto invecchiando e quindi rallento anch'io un pochettino queste feste mondane di notti folli. Si ricomincia, spero presto. Un brutto momento questo per tutti. Purtroppo sì, comunque ti auguriamo veramente un grande in bocca al lupo e invito ovviamente tutti coloro che ci stanno seguendo di seguire il profilo sia Facebook che Instagram, seguitelo negli eventi che senz'altro, insomma, quando finirà questo brutto incubo, senz'altro ti vedremo, perché no, anche in televisione di nuovo, farai un visto da qualche No, parte, qualche sicuro, trasmissione. sicuro, sicuro, sicuro. Però a farti visita al tuo programma. Senz'altro, grazie mille ancora di essere stato con noi, ti do un bacione, un in bocca al lupo e grazie ancora di essere stato qua alla trasmissione. Grazie a tutti, buonasera, ciao. Ciao. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per il prossimo lunedì 7 dicembre, sempre qua alle ore 19 al Salotto della Diva. Ospite della nostra trasmissione sarà una voce graffiante dal cuore tenero. Ha partecipato all'edizione di Amici 2009 insieme ad Emma Marrone. Forse l'avete già scoperto, se non l'avete ancora scoperto, seguiteci su www.ilsalottodelladiva.com. Ciao, a presto! Miss, pretty miss, I'm an ecstasy. See, 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 see.